la polizia! Dai, facciamolo tutti insieme, dai! Gendarmeria! Ti cacciamo via! Non vogliamo un'altra polizia! Per cacciare via sono i maledetti che sono là dentro, che stanno mettendo in ginocchio tutti, famiglie, imprese, tutti. Lo sappiamo, abbiamo visto le immagini anche dagli ultimi scontri che hanno fatto Roma. Noi non vogliamo arrivare agli scontri, noi vogliamo portare la massa a Roma là ad assediare, ok? Dunque facciamoci sentire oggi, che è molto importante. Grazie ragazzi di essere qua. Bravi. Grande Luca. Contestiamo il gol, siamo qua perché il popolo è in ginocchio. Italiano, ragazzi. Il popolo è in ginocchio, le ditte chiudono, la gente non ha più il lavoro. Queste signori la devono capire, che la gente non ha più da lavorare, ok? Vogliamo far arrivare al boom del boom? Facciamo finta di niente, come stanno facendo tutti. Il popolo deve scendere in piazza il 29 settembre a Roma. Noi siamo apolitici, non crediamo più nella politica, ok? Perfetto. Vogliamo cacciare via tutti. Tutti se ne devono andare. Tutti. Sarà ad oltranza a Roma. Sarà ad oltranza a Roma. Sarà ad oltranza, ragazzi. Certo. Avete sentito? Tutti a Roma, ragazzi. Due domande, secondo me è importante rispondere in questo momento. Chi siamo e che cosa vogliamo? Bravo. Come vedete dalle maglie non si capisce, perché davanti c'è un volto. Tutti sanno che cosa rappresenta questo volto. E noi siamo qua oggi per dimostrare che non siamo più anonimi, non siamo più un singolo cittadino della Mischia, con i suoi problemi, con i suoi casini. Dal web è nato un appello, questo appello è stato seguito da un'idea, come diceva Paolo Borsellino, uno degli ultimi eroi italiani, dopo di loro il vuoto totale, diceva che se la mia idea è valida, non ha futuro se questa idea non cammina sulle gambe del mio fratello. In questo momento, signori, secondo me dal paradiso sono collegati sia Giovanni Falcone che Paolo Borsellino e se lo meritano tutti il nostro applauso, facciamoci bruciare le mani, perché da quei due episodi la mafia chiaramente ha fatto capire una cosa, che in Italia comandano i delinquenti, in Italia comandano i mafiosi, e quando Paolo Borsellino ha iniziato a mettere le mani dentro gli archivi di alcuni noti politici, questo è saltato per aria e l'agenda rossa di Paolo Borsellino, tutti sapete, è scomparsa. E da quel momento in poi l'Italia ha proseguito il suo declino e noi oggi siamo qua, non siamo tanti, ma se ci pensate bene siamo un esercito, perché ognuno di voi sa perché è qua, è consapevole, avete fatto una scelta questa mattina, chi parte da Forlì, chi parte da Pescara, chi parte da Milano, chi parte da altre città. E contro la censura noi stiamo dimostrando che in Italia c'è qualcuno che sta rialzando la testa. Noi ci stiamo ribellando, ma non a parole. E questa è la motivazione, perché oggi in diretta radio noi rinunceremo alla nostra pagina Facebook cresciuta nel tempo da sola, senza spinte. È stata la voglia della gente. E prima di fare questo però vorrei dare un dato che non abbiamo mai pubblicato. Noi diciamo, è il nostro motto, nulla è mai come appare, nulla è mai come appare. Ebbene, i numeri reali di catena umana attorno al Parlamento non sono quelli che potete vedere quando entrate nella pagina. I contatti dal 6 marzo ad oggi, non solo in Italia, sono stati di 7.600.000 contatti. Vuol dire che la gente ha bisogno di sapere cosa sta succedendo in Italia ed è venuto a chiederlo a quattro deficienti come noi, perché noi non siamo in debita. Le nostre vite personali hanno dimostrato che si può combattere senza avere padroni, si può combattere senza avere un centesimo. Tutto quello che vedete qua è opera dei nostri ragazzi, dei nostri fratelli che di tasca loro hanno messo quello che c'era da mettere, facendo chilometri, 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 dal 6 marzo ad oggi. Dicevo che questa è la terza tappa.
Perché la terza tappa? Perché la prima tappa è stata data il 12 aprile del 2012 davanti a Montecitorio. Tutti si ricordano cosa è successo quel giorno. Abbiamo qua Gabriele, dov'è Gabriele? È qua, vieni qua. Gabriele è uno dei cinque ragazzi che il 12 aprile noi siamo andati davanti a Montecitorio a voler mettere le nostre tende insieme ad una tenda, tutti sapete che c'era la tenda del Gaetano Ferrieri che era là da 8 mesi. Siamo andati là, la pagina era aperta da 1 mese e mezzo e la Digos ci ha bloccato subito dicendo cosa volete fare, e noi abbiamo detto c'è una tenda già esistente davanti al Parlamento, noi mettiamo le nostre 5 tende. C'era la Chiara, Gabriele, l'altro Gabriele, l'età media era di 17 anni, 18 anni. Cosa è successo? Tutti avete visto questo video. Ci hanno arrestato illegalmente, caricato sulle volanti, portati al commissariato, tenuti 14 ore e chiesto che cosa volevamo fare. E noi, la nostra intenzione è quella di montare la tenda qua. Cosa è successo? Ci hanno minacciato all'interno del commissariato, perché hanno detto voi qua la tenda non la potete mettere, non la potete mettere. Allora a quel punto loro dopo 9 ore li hanno liberati e a me mi hanno portato invece alla questura centrale. Io non sapevo, perché se uno commette reato, se fa qualche cosa contro l'ordine pubblico o alza le mani, tu hai diritto, mi fermi, capito? O mi controlli. In quell'episodio è stato che sono entrato nella stanza del questore con 15 persone e lui chiede chi siete e che cosa volete fare. Io ho detto noi abbiamo l'intenzione di piazzare le nostre tende davanti a Montecitorio, davanti a una tenda già esistente. Bene, lui senza troppi problemi, ti facciamo il foglio di via, tu entro 24 ore devi andartene da Roma e per 3 anni non puoi mettere piede a Roma. Allorché io tranquillamente mi alzo e dico, signor questore, lei in questo momento sta aiutando la rivoluzione. E sobbalzato dalla sedia, ha iniziato a dire non lo so che cosa e mi ha portato via. Allora, questo è un episodio che magari succede in Russia, nella Russia di Putin, ma non nell'Italia democratica che noi tutti conosciamo. E tanto che il popolo è addormentato, ed ecco perché una delle nostre prime regole è stata questa. Ragazzi, spegnete la televisione, spegnete i giornali, perché se no non riusciamo a capire cosa sta succedendo in Italia. Da quell'episodio, la pagina è andata avanti da sola, perché hanno capito che comunque dietro di noi ci sono solo i nostri morti, i nostri ricordi, il nostro passato, i nostri genitori, che ci stanno dicendo una cosa sola. Ragazzi, noi abbiamo costruito l'Italia, noi abbiamo fatto la guerra, abbiamo difeso dei valori. Oggi chi in Italia rinuncia a qualcosa di sé per il suo fratello? Rinuncia a qualcosa di sé, qualche ideale? Chi è che rinuncia a mettere la propria tessera da parte, il proprio credo politico, la propria ideologia? Questo messaggio è passato grazie a questi ragazzi che hanno insistito e non si sono fatti infinocchiare da nessuno. Noi non siamo in vendita, non lo siamo stati prima, non lo siamo adesso e non lo saremo dopo. Ed ecco perché questa è una tappa intermedia. Noi i nostri nemici li chiamiamo per nome, andiamo da loro a dirgli guarda che se anche tu credi che il popolo, 60 milioni di italiani, sono addormentati nelle loro case, sono addormentati perché voi li riempite del mondo del calcio da 40 anni, li riempite di moda, di cose fuorvianti. Noi questa la chiamiamo la distrazione di massa. Ragazzi, il tempo è breve. Sta succedendo in Italia cose che neanche ci immaginiamo noi, neanche ci immaginiamo. E allora questa consapevolezza oggi ci ha portato qua. E dicevo, questa è la terza tappa, proprio perché il popolo non lo sa. Noi dall'11 luglio, che è stato il secondo appuntamento, 500 persone da tutta Italia sono venute a Roma con l'intenzione di stare là, perché da lì a una settimana avrebbero approvato il MES. Lo sapete tutti questo, penso, no?
Il 19 luglio il Parlamento nella totale censura ha approvato il MES, cioè noi oggi siamo il 19esimo Stato europeo che siamo entrati nel meccanismo di stabilità europea. E se a marzo il nostro primo ministro Monti ha garantito, ci sono le registrazioni su YouTube, dove diceva che noi come paese non abbiamo bisogno di aiuti economici, non abbiamo bisogno. Nel frattempo è scoppiata la Spagna e la Spagna è chiaro che ha bisogno di aiuti. E dopo la Spagna chi pensate che c'è? Ci siamo noi italiani. Ma il trucchetto è stato questo, c'era l'estate di mezzo. E allora in Spagna, mentre noi eravamo col culo in spiaggia, gli spagnoli, sapete cosa è successo in Spagna? Che 19 ragazzi spagnoli hanno deciso di andare davanti al Parlamento e stare là. La nostra stessa idea. E la polizia li ha lasciati dormire là. Al mattino è stata ordinata la carica della polizia e hanno preso mazzate che vi immaginiamo, 19 ragazzi contro la polizia. Cos'è successo? Che il video che hanno girato ha fatto il giro del web in 24 ore. La sera dopo sapete quanta gente c'era davanti al Parlamento della Spagna a Madrid? Chi è che lo sa? Lo dica. C'erano 20.000 spagnoli. Sapete quanti ce n'erano il terzo giorno davanti al Parlamento? 500.000 spagnoli. Sono scesi gli spagnoli. Il popolo spagnolo ha capito in quel momento che c'era qualcosa che non funzionava, ma è partito tutto da una idea ed è questa idea che noi cerchiamo di portare avanti. Qual è la particolarità che ci fa stare qua noi oggi e dubitare magari perché non siamo 100.000? Sapete qual è? È questa. Che giustamente tanti dicono, una rivoluzione vera è spontanea, nasce da sola. Nasce quando la gente non ha da mangiare, quando la gente si suicida, nasce quando c'è un malcontento generale e questo sappiamo tutti. Basta andare al bar, basta andare al tabacchino, basta andare dal barbiere, basta accendere Facebook, ci sono 200 milioni di gruppi, tutti incazzati contro tutto. Ma poi quando è ora però, capito? La rivoluzione è un'evoluzione dell'azione, ma se questa azione non si concretizza, allora a che cosa serve questo? Ma noi ricordiamoci che non siamo spagnoli, noi non siamo greci e non siamo neanche russi, noi siamo degli italiani e noi stiamo andando in giro nelle piazze di tutta Italia a dire ricordati che sei un italiano, ricordati del tuo passato, ascolta le voci dei morti, ascoltate le voci, passate nelle piazze di quasi tutte le città, ci sono i monumenti ai caduti. Noi andiamo dritto, non ci pensiamo più. Sapete perché? Perché noi siamo figli di una generazione fallita. E non è colpa nostra. E i ragazzi di 17 anni che hanno lanciato questo appello, noi come padri, come madri, abbiamo il dovere di dargli una risposta. E se non è la risposta giusta, perlomeno che sia la risposta onesta. Secondo noi, oggi il fatto di essere qua è una risposta onesta, perché nessuno... Quando andiamo nelle piazze nessuno sa cos'è la polizia europea, pensano che sia una cosa così. Invece no, noi siamo venuti qua davanti, dietro questo palazzo qua, c'è il quartier generale della gendarmeria. Ora non so se tutti lo sanno, nel 2007 è stato approvato, è stato firmato questo trattato, ma tutti pensano che sono tutti gli stati europei, non è così. La Germania, quando era ora di decidere, la Germania non ha firmato il trattato di Velsen. Invece l'Italia, nel silenzio generale, sotto il governo Berlusconi, nel 2007, ha firmato il trattato di Velsen. Se andiamo passi in attimo, che leggo solo il pezzo. La cosa più impressionante è stata che andare nelle piazze d'Italia, voi sapete tutti che parlare di questi temi non è facile e la gente non capiva di cosa gli stavamo dicendo. Ragazzi, sta per mettere piede in Italia una gendarmeria, una polizia dai superpoteri, una polizia che non ha pari, una polizia che si ricorda solo negli anni 20, negli anni 30, nella grande guerra. È ovvio che la soprannomini la Gestapo, perché questa è la Gestapo.
questi super poliziotti, che ricordo i cinque paesi, sono la Spagna, la Francia, l'Italia, l'Olanda e il Portogallo, e la Romania ha fatto la richiesta, e con ogni probabilità entro inizio anno vengono anche loro. Trattato di Bessen del 18 ottobre 2007, leggo solo un pezzo, ratificato in Italia nel 2010. Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Portoghese, per l'istituzione della Forza di Gendarmeria Europea, cosiddetta Eurogent Force. Regno di Spagna, Francia, Italia, Olanda e Portoghese e il Portogallo, qui di seguito denominate le parti, vista la dichiarazione di intenti su Eurogent Force firmata a Norwich il 17 settembre del 2004, visto il Trattato del Nord Atlantico firmato a Washington nel 4 aprile 49, vista la Carta delle Nazioni Unite firmata a San Francisco il 26 giugno del 45, visto l'accordo tra le parti del Nord Atlantico sullo Statuto delle loro forze firmato a Londra il 19 giugno 1951, visto il Trattato dell'Unione Europea emanato dal Trattato di Nizza firmato il 26 febbraio del 2001, visto l'atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa firmato a Helsinki il 1 agosto del 1975, visto l'accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo allo Statuto del Personale Militare e Civile distaccato presso le istituzioni dell'Unione Europea, dei quartieri generali e delle forze che possono essere messe a disposizione dell'Unione Europea nel quadro della preparazione e dell'esecuzione delle missioni di cui articolo 17,2 del Trattato dell'Unione Europea, ivi comprese le esercitazioni, personale militare e civile che gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione Europea per operare in tale contesto, firmato a Bruxelles il 17 novembre 2003, al fine di contribuire allo sviluppo dell'identità europea di sicurezza e difesa e rafforzare la politica europea di sicurezza e di difesa comune, concordano quanto segue. Capitolo 1, disposizioni generali. Non lo leggiamo tutto, ma il primo pezzo dobbiamo leggerlo per capire di cosa stiamo parlando. Il trattato ha lo scopo di costituire una forza di gendarmeria europea operativa, preorganizzata, forte e spiegabile in tempi rapidi, composta unicamente da elementi della forza di polizia a statuto militare delle parti, al fine di eseguire tutti i compiti di polizia previsto nell'ambito delle operazioni di gestione della crisi. Lo rileggiamo perché qua capiamo la motivazione fondamentale di tutta la censura che è operata dal 2004 ad oggi. Lo rileggiamo bene. Presente trattato ha lo scopo di costituire una forza di gendarmeria operativa, preorganizzata, non organizzata, preorganizzata, forte, spiegabile in tempi rapidi, composta unicamente da elementi di forza di polizia, statuto militare, carabinieri per quanto riguarda l'Italia, al fine di eseguire tutti i compiti di polizia previsti nell'ambito dell'operazione. Dite l'ultima frase, di gestione delle crisi. Cosa vuol dire che nel 2004 chi ha buttato giù questo trattato come faceva a sapere che qualche anno dopo ci sarebbe stato da gestire le crisi? Come facevano a saperlo nel 2004? Avete capito? Ma la cosa che a noi ci interessa è questa, poi parlare dei principi e dopo parliamo di questo. Capitolo 2, leggetevi il trattato, stampatelo e divulgatelo. Missioni, ingaggio e schieramento. Conformemente al mandato di ciascuna operazione, nel quadro di operazione condotte autonomamente o congiuntamente ad altre forze, Eurogent Force deve essere in grado di coprire l'intera gamma delle missioni di polizia tramite la sostituzione o il rafforzamento durante tutte le fasi di un'operazione di gestione di crisi. La rileggiamo meglio. Non so che è pesante, ma dobbiamo capirlo, perché se non lo facciamo noi non possiamo dirlo agli altri. Rileggiamo meglio. Conformemente al mandato, parliamo un attimo del mandato, poi si può andare avanti. I nostri carabinieri, la nostra polizia, la nostra finanza rispondono a qualcuno.
militari sono, è un ordine gerarchico, giusto? Lo sappiamo tutti. Rispondono al governo italiano, rispondono alla Costituzione e devono rispettare questa Costituzione. Questi signori qua dentro, della Eurogen 4, hanno un generale che in questo momento è generale olandese, e che tutti lo sappiano, noi siamo venuti qua 2 settimane fa, siamo entrati dentro, ci siamo identificati, abbiamo detto che oggi saremmo stati qua e abbiamo chiesto appuntamento al comandante. Ci è stato risposto che ci telefonavano loro per le 4 e erano venuti 2 persone da Roma, uno da Crema e l'altro da Milano, perché dovevamo fare le autorizzazioni, dovevamo fare questo sopralluogo. Siamo tornati alle 4 e ci dicono: la pratica è andata sul tavolo del generale, non sanno ancora se vi riceverà il generale olandese o il generale italiano. Allorché noi abbiamo detto va bene, aspettiamo che ci rispondete. Ad oggi nessuno ha ricevuto questa telefonata. Allora, come mai, domandatevi un po', come mai nessun giornalista italiano, quanti giornalisti ci sono qua? Io adesso non lo so. Quanti giornalisti della stampa, quanti giornalisti di Sky, Rai o Mediaset o del Corriere o dei giornali pagati dal Parlamento, unica unicità del mondo, sono entrati là dentro a fare un'intervista, che ci guardano, lo vedi là, perché non sono entrati là? Sapete perché? Perché nel trattato è scritto che loro non rispondono a nessuno, nessun giudice italiano, nessuno può entrare là dentro a sapere cosa stanno facendo, chi sono, quanti sono, cosa stanno pensando, cosa stanno facendo e quanti soldi spendono. Ed essendo Vicenza sul territorio italiano, lo Stato ospitante paga per tutti i 5 stati che hanno firmato il trattato. Questo lo sapevate? No, adesso lo sapete. Le vostre tasse, la vostra IMU del sudati, vanno anche a questa gente qua e noi non sappiamo chi sono. Gli ingaggi, chi è che li decide gli ingaggi? In Italia se succede qualcosa il responsabile è il capo dello Stato, il capo dello Stato parla con i generali, con i militari, con i poliziotti, con i carabinieri. Sapete qua chi è? È un comitato che si chiama CDI, formato dai 5 ministri di questi stati, e le direttive arrivano da là. Quindi è sovranazionale, quindi quando Monti diceva l'altro giorno dobbiamo perdere una porzione di sovranità, era riferito all'Eurogen 4. Ma domandatevi perché nella censura fascista, questa è peggio del fascismo, perché una volta la televisione internet non c'era, la gente si informava dal panettiere che cosa stava succedendo nel suo paese. Oggi noi abbiamo uno strumento che è unico, non c'è mai stato nella storia, uno strumento del genere, una radio che da un computer in questo momento sta trasmettendo in tutto il mondo, non c'è mai stato. E questa è la contraddizione, come mai nessun giornalista ha mai parlato della polizia? Guardate quel cartello là, è scritto là, c'è scritto là, quartier generale, gendarmeria europea. Ragazzi, non è solo un cartello là, Qua sta succedendo qualche cosa da anni che noi non sappiamo. A breve avremo poliziotti spagnoli, poliziotti romeni, poliziotti francesi che verranno a casa tua a dirti che cosa devi fare, che cosa non devi fare. E il fatto stesso che loro, col trattato adesso lo leggeremo, non rispondono ai giudici italiani, non rispondono al Parlamento, non rispondono a nessun responsabile dello Stato ospitante. Allora la domanda che viene spontanea è: tu militare, da chi prendi l'ordine? Tu generale olandese o italiano di turno, da chi prendi l'ordine? Prendi l'ordine da un comitato di persone che nessuno di noi lo ha votato, nessuno di noi, non sono venuti a casa nostra, non abbiamo fatto nessun referendum, nessun partito ne ha parlato. Nessuno gli ha dato la delega a questi signori là dentro di permettersi di creare una forza di polizia privata, e lo dimostreremo. Questa è una forza di polizia in mano alle banche, come lo è Monti, come lo è in tanti stati d'Europa.
la crisi è stata studiata a tavolino e qua c'è scritto nel trattato del 2004 che la Eurojet 4, la sua missione principale è quella di gestire le crisi. Siamo alle porte di questa crisi, perché tutti sanno che dopo la Spagna ci siamo noi, ma noi quando andiamo in piazza a dire queste cose, la gente, lo sapete già, tu sei di Bologna, tu sei di Arezzo, quante volte voi siete andati nelle nostre piazze e la gente, oltre a non capire, non gliene frega un cazzo, non gliene frega nulla. Cioè noi ti stiamo dicendo gratuitamente, perché non abbiamo tessere, non abbiamo partito, non abbiamo soldi, guardate che sta succedendo questo, e tu mi volti le spalle, non leggi il no? Allora, ma questa è la nostra forza, perché più ci censurano, più ci mandano dei serpenti, più parlano male di noi, allora noi sappiamo che siamo quattro gatti, è vero, è la realtà, oggi noi siamo quattro gatti, ma dentro la coscienza vostra voi oggi avete dimostrato che non solo credete in un ideale, ma che questo ideale, come diceva Borsellino, in questo momento sta camminando sulle tue gambe. Allora qualsiasi cosa ci succede a livello personale, da qua al 29 settembre, non importa. Non interessa, e per fare questo bisogna ammazzare il personalismo, bisogna mettere da parte la propria bandiera, bisogna mettere da parte la propria tessera, perché l'italiano, noi siamo abituati così, sei della CIS, sei della CGIL, sei di destra, sei di sinistra, ancora che si parla di fascismo o di comunismo, ragazzi, qua è una cosa che interessa a tutti noi. Allora la nostra missione, il nostro compito è questo, uscire dal virtuale, perché vedete cosa capita? Capita questo, che se una televisione locale, nazionale, un giorno non parla di un evento, per tutti questo evento non esiste. Ma tu ci sei qua, esisti, tu ci sei qua, allora l'evento esiste, allora il problema è la censura, ma la censura non la decide il giornalista, la censura la decide il direttore dei giornali, e noi abbiamo già dichiarato che oltre alla trattativa con Roma, che non apriremo per il 29, dopo Roma andremo a prendere i giornalisti. Avrò una denuncia per questo, va bene, vi stiamo venendo a prendere, e non solo la RAI, ci sono tanti gruppi che dicono andiamo ad occupare la RAI, voi lo dite, noi lo facciamo insieme a voi, perché il problema è questo. Allora se il problema è la censura, risolviamo anche questo problema qua, perché se tu c'hai mal di stomaco, secondo me non è che da solo di testa tua vai dal farmacista, ti compri una pastiglia che pensi che ti faccia mal di stomaco, tu vai dal dottore, ti fa esaminare, fa l'esame del sangue, fa l'esame delle urine, e poi dici guarda che tu se non prendi questa pastiglia qua c'hai una settimana di vita. Quindi qual è il problema? Qual è il problema nostro oggi? Non è solo la censura, è che qua entro dicembre, siamo al 15 settembre, noi stiamo per essere svenduti all'Europa, stiamo per essere svenduti a un branco di banchieri senza scrupoli, senza morale, che di te e di me non gliene frega un cazzo, che se tu in questo momento sali su quella scala di ferro là e ti butti giù e ti ammazzi, cose che stanno succedendo nelle nostre città e nei nostri paesi, non gliene può fregare di meno, tu sei un conto corrente, ce l'ha detto questo governo, adesso elimineremo pure la moneta, dobbiamo controllarti tutto, scusami, dobbiamo controllare il tuo conto corrente, dobbiamo sapere chi sei, tu sei un numero. Allora noi oggi perché siamo partiti qua sapendo che sarebbe stata una protesta limitata nei numeri? Perché noi siamo persone che quello che diciamo lo facciamo e ci si crede fino in fondo, e allora noi siamo qua a dire a questa gente là dentro che nessuno di noi, nessuno dei 60 milioni di italiani vi ha dato il permesso di venire qua sul suolo italiano a fare bravo. Cose che noi non sappiamo, voi che ne dovete andare, e oggi siamo qua con le buone, perché siamo gente pacifica, abbiamo dei figli a casa nostra, siamo in pochi, ma state tranquilli che quando il popolo italiano lo sa, ritorneremo qua, veniamo là dentro e vi facciamo un culo così e ve ne tornate a casa vostra, questo noi facciamo e lo faremo. Perché nessun italiano ha votato, nessun parlamento ha detto, non c'è stata detta la verità, voi siete dei bugiardi siete, e venite in Italia dai nostri poliziotti stessi, dai nostri carabinieri a dire che cosa devono fare, perché questo trattato lo dice chiaramente, che tu poliziotto dell'Eurojet 4 puoi andare a fare inchieste penali, puoi entrare nelle questure, nelle prefetture, lo sapete questa cosa qua? Possono fermarti per strada e dirti in lingua francese, scusi moi,
Document, ma che cazzo vuoi? Quello ha tutti i poteri, ragazzi. È una cosa che adesso leggeremo, se me lo ridai, poi faccio parlare voi. Continuiamo, preparate questa cosa, questo sfogo, era da tanto che volevo dire. Continuiamo, poi faccio parlare voi. Stavamo parlando della missione. Quindi appurato cosa c'è là dietro, appurato chi copre questa gendarmeria qua, abbiamo capito una cosa. Qual è la missione di questi signori? Non votati da nessuno. Nessuno gli ha dato questa autorità. Conformemente al mandato, allora, eccetera, eccetera, loro devono gestire le crisi. Le forze EGF, che vuol dire Eurogen Four, possono essere poste indifferentemente alle dipendenze dell'autorità civile o del comando militare. Questo è il terzo punto, che è quello chiaro. Leggetelo questo trattato. C'è il punto A, il punto B e il punto C. Poi mi taccio, parlate voi. L'Eurogen Four potrà essere utilizzata al fine di A. condurre missioni di sicurezza e di ordine pubblico. Parliamo dei sei stati che ne fanno parte. Monitorare, svolgere consulenza, guidare e supervisionare le forze di polizia locali nello svolgimento delle loro ordinarie mansioni, ivi compresa l'attività di indagine penale. Era quello che vi dicevamo prima. Noi sappiamo che in Italia, lo sappiamo molto bene, che nelle questure, nelle prefetture, nelle aule dei tribunali abbiamo dei corrotti. Questo lo sanno tutti, lo sapeva molto bene Falcone e Borsellino, che si fidava della questura, loro si fidavano della questura, perché ci sono stati ragazzi italiani che sono saltati per aria per difendere questi due magistrati. Ma così come è vero questo, è vero che nelle questure, nelle prefetture, nelle aule di tribunale ci sono delle serpi, ci sono dei venduti, ci sono dei corrotti. Allora l'italiano, se non glielo spieghi, ti viene a dire, meno male che c'è l'Eurogento, che ha potere sulla polizia locale. Ma ragazzi, qua sapete di cosa stiamo parlando. Noi stiamo parlando della nuova Gestapo, e sappiate che in Italia, avendo la base qua, siamo gli unici dei sei stati che oggi dichiaratamente siamo venuti qua per dirgli: ragazzi, fate le valigie e tornatevene a casa, perché non vi vogliamo. Perché in Spagna non è successo, in Francia non lo sanno neanche, e nell'Olanda neanche. Allora noi oggi da qua parte questa consapevolezza, questi video che voi adesso fate, devono fare il giro del web. Ma ecco perché, terzo punto, poi dopo concludo, assolvere a compiti di sorveglianza pubblica, gestione del traffico. Pensateci un attimo, cosa c'entra un poliziotto europeo, gestione del traffico? Pensateci bene, che cosa vuol dire? Controllo delle frontiere e attività generale dell'intelligence. Rileggiamo questo punto. Assolve a compiti di sorveglianza pubblica, gestione del traffico, controllo delle frontiere e attività di intelligence. Se è vero come è vero che questi signori gli ordini non li prendono dai politici italiani, non li prendono dai militari italiani, non li prendono dal Parlamento, da chi cazzo prendono questi compiti? Lo prendono da persone esterne alla politica nazionale, no? Quindi vuol dire che c'è qualcuno dietro, una regia occulta, nascosta, che noi non lo sappiamo neanche chi sono, neanche loro magari lo sanno. Loro sono militari e ricevono gli ordini. Chi si permette nel nostro paese, in Italia, a mandare in missione dei super poliziotti, ragazzi, a controllo delle frontiere? Allora noi siamo in uno Stato non più democratico, questa è la verità. Noi dobbiamo fare delle magliette appendere dai balconi che noi siamo già in dittatura, ma non solo per via della censura. Questo trattato qua e la base militare che è concreta, il luogo fisico, dimostra che il nostro compito è proprio questo, che domani mattina gente esterna alla politica nazionale, non solo italiana ma di questi cinque stati, tu puoi essere fermato alla frontiera. Questi erano superpoteri, noi abbiamo fatto questo slogan, licenza di uccidere, certo, licenza di uccidere, e loro ridono, e non ridete, perché se un poliziotto di loro ammazza qualcuno, magari in una rissa, oppure per sedare questa crisi,
non deve rispondere a nessun giudice italiano. Leggete il trattato ed è scritto questa cosa qua, molto chiara. Non risponde al Parlamento e non risponde a nessuno. Quindi noi abbiamo in giro, magari, dei poliziotti, super poliziotti matti, che possono fare il cazzo che vogliono, vengono a casa tua e soprattutto poi c'è tutto un articolo che dovete leggerlo sulle concessioni che loro hanno. Non pagano le tasse dello Stato ospitante, hanno delle agevolazioni pazzesche, ecco. E questo ricorda tutto quanto quasi 70 anni fa, ricorda com'era la polizia della Germania. Ultima cosa, svolge attività investigativa in campo penale, individuare i reati, rintracciare i colpevoli e tradurli davanti alle autorità giudiziarie competenti, proteggere le persone e i beni a mantenere l'ordine in caso di disordini pubblici, formare gli operatori di polizia, questa è la scuola, secondo gli standard internazionali, formare gli istruttori, in particolare attraverso i programmi di cooperazione. Adesso rileggiamo un attimino, il punto è proteggere le persone, i beni e mantenere l'ordine in caso di disordine. Scusate un secondo, cari signori della gendarmeria, che dovete sentire bene questa cosa qua. Noi in Italia siamo stati multati dalla comunità europea perché abbiamo troppe forze di polizia sul suolo italiano. Sapete quanti militari ha l'Italia? 320.000 militari tra polizia, carabinieri, finanza, esercito. E tu mi stai dicendo nella censura che c'è un'altra forza di polizia superiore a tutte queste che viene a proteggere persone. Ma allora la domanda che viene spontanea è: ma questi 320.000 militari cosa cazzo fanno nel frattempo mentre tu proteggi? Cosa fanno? Allora ecco perché in questo contesto bisogna pensare le cose e ragionarle, e noi siamo qua oggi, e concludo, a dire no. Noi non vi vogliamo, oggi siamo in pochi, siamo determinati, vi abbiamo detto cosa pensiamo di voi, ma occhio, perché domani non siamo più 20 persone, non siamo più 50 persone, stiamo uscendo dal virtuale, ecco perché la pagina si chiude. Noi siamo gente determinata che è disposta fino a perdere la propria vita per queste cose, perché il nostro paese deve ritornare ad essere sovrano, non solo a livello monetario, che è una battaglia giusta, che si porterà avanti con tanti altri amici, MS5 e tutti gli altri, ma con questo no chiaro e tondo. E noi non ci fermeremo finché quella targa di marmo non verrà tolta e rispedita al mittente. Grazie a tutti e perdonate se sono stato lungo. Bravo! Non ha catalizzato la partecipazione di più di 30 persone la protesta organizzata oggi davanti alla sede della Gendarmeria Europea, la caserma Chinotto, un movimento che si autodefinisce catena umana, ha chiamato a raccolto i propri aderenti per protestare contro quella che considerano una forza di polizia illegittima e non sottoposta al controllo di alcuno Stato sovrano. Come è noto, la Gendarmeria Europea svolge compiti di addestramento per forze di polizia militare esistenti nei paesi europei, ma offre assistenza anche a corpi militari extraeuropei. Ha nei suoi compiti anche la funzione di polizia di stabilizzazione in caso di disordine nei paesi collegati.